Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre numerosi. Oggi è un piacere di nuovo scambiare quattro chiacchiere con l'amica, la rugbista, l'esperta di rugby, la coordinatrice della femminile Maria Cristina Tonna. E a fianco a lei abbiamo anche Francesca Sgorbini, terza linea della nazionale italiana femminile, come club viene dalla SM Romagnat. Ciao ragazze, come state? Tutto bene? Ciao Massimiliano, ben ritrovato. Allora, noi sono in atto da Lanfranchi di Parma, le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, ovviamente femminile. Proprio ieri abbiamo giocato il secondo match, siamo venuti dalla bella vittoria contro la Scozia per 13-38, con l'Irlanda insomma abbiamo chiuso, l'Irlanda ci ha battuto per 15-7. Volevo però un attimo fare una domanda a te prima di tutto, Cristina. L'impatto di questo evento, che valore può avere sul movimento italiano? Allora, la domanda è veramente, come posso dire, molto azzeccata, perché evidentemente stiamo cercando di sfruttare appunto l'impatto che questo evento giocato in Italia avrà sul nostro movimento in tutto e per tutto. Per esempio, ieri è stato svolto un allenamento tra tutte le ragazze dell'Emilia Romagna, quasi fosse un po' una festa legata non soltanto all'evento della qualificazione, ma anche alla ripartenza. Sapete benissimo che veniamo da due anni dove i campionati non sono stati svolti, non sono stati giocati, per cui chiaramente diciamo tutte le giocatrici e anche i giocatori d'Italia vedono in questo evento proprio la ripartenza del nostro movimento italiano. Chiaramente poi c'è una grandissima attenzione alla comunicazione, non soltanto da parte di FIR, siamo poi per cui i canali social piuttosto che il sito istituzionale, ma tanti media stanno riprendendo le notizie, anche perché ecco, fino diciamo la prima giornata era andata anche molto bene per quanto riguarda il risultato della nazionale femminile italiana, e diciamo questo chiaramente aveva portato le ragazze alla ribalta anche dal punto di vista della carta stampata. Ieri non è andata la partita come volevamo, però diciamo che l'attenzione c'è e noi cercheremo di sfruttarla rimbalzandola poi in tutti i comitati, in tutti i territori, per far sì che diventi il quanto più capillare possibile. Dobbiamo ovviamente sfruttare questo movimento, la tanta attenzione che si sta concentrando sulle donne, sulla nazionale in particolare, siete seguitissime. Ripeto, io consulto spesso e volentieri social, soprattutto gli uomini vi seguono e vedono quelli che sono i vostri risultati, state portando tanti bei risultati ormai già da qualche tempo e la cosa ci fa molto molto piacere. Francesca, ieri con l'Irlanda era una partita molto sentita, era sentita anche da parte loro, ricordiamoci che il primo match l'avevano perso di misura con la Spagna. Qualche problema maggiormente sul possesso palla, sul primo sostegno, hanno saputo tenerci quasi tutti il match, insomma nella nostra centrocampo ci facevano partire poco. Sì, diciamo che per noi era una partita molto sentita, anche perché abbiamo vinto nel 2019 nello stesso anno. È stata una partita combattuta. Loro ci hanno messo tanta pressione in difesa e in fondo noi purtroppo abbiamo fatto tanti errori, ma in settimana cerchiamo di lavorarli al meglio e di essere più performanti alla prossima. Francesca, come ti sei avvicinata a questo mondo? Io ho iniziato a giocare a 8 anni grazie a un amico di mio papà e nelle Formiche Rugby Pesaro. Ho giocato fino a 12 anni con i maschi e poi purtroppo ho dovuto smettere perché non c'era una squadra femminile
e quindi sono andata a giocare nel Rugby Bologna e da lì poi ho cambiato club l'anno dopo e sono andata a giocare nel Rugby Colorno. Ricordiamolo, nell'Under 12 c'è la possibilità di continuare a giocare sia maschietti che femminucci, e poi dopo ci vuole l'opportuna squadra in base al sesso. Volevo farti un'altra domanda: hai qualche gesto scaramantico particolare? Come ti prepari alla partita? Poco il quarto d'ora prima di entrare in campo? Allora, diciamo che io sono una persona molto, molto ansiosa prima di entrare in campo. Dopo il calcio d'inizio poi mi calmo, però prima del calcio d'inizio ho tanta tensione e non ho assolutamente nessun gesto scaramantico. Cerco un po' di guardare, di cercare gli sguardi degli altri giocatrici nello spogliatoio per ricevere della carica. Mi fa un po' pensare che tutti abbiamo lo stesso obiettivo e quindi mi sento. Certo, Cristina, dobbiamo sfruttare questo movimento e renderlo sempre più importante, dobbiamo darci da fare, i media cominciano a seguirci, insomma, anche la femminile, insomma, la stiamo trasmettendo sulla Rai, Rai Play come streaming, adesso i campionati del mondo, addirittura non soltanto i maschili, ma anche quello femminile ci sta dando il supporto Sky, si comincia a parlare un pochettino di rugby di più? Sì, assolutamente sì. E niente, noi chiaramente, oltre che questa esposizione, diciamo, della nazionale che fa tanto bene comunque al movimento, perché più che altro è un'azione anche molto culturale rispetto a chi non conosce il nostro gioco, non conosce quanto bene possono giocare le ragazze, quanta passione ci possono mettere. Per cui siamo pian piano entrando, come si suol dire, nelle case degli italiani e lo facciamo anche in un modo vincente, se permettete, a parte la partita di ieri, cioè nel senso comunque portiamo i nostri valori al di là del risultato sportivo e il fatto che le donne, poi il messaggio che le donne, le ragazze, anche giovanissime come in questo caso Francesca, possono fare tanto, possono fare forse più di quello che pensano, per educazione e per cultura, la nostra nello specifico. E poi sicuramente porteremo avanti tutti i progetti che nelle varie regioni ci porteranno a breve ad avere appunto un aumento della cultura rispetto appunto all'accoglienza delle ragazze, e questo si dovrebbe tradurre poi nel breve a più squadre che si dedicheranno per l'appunto anche alla parte femminile. Per esempio, Francesca ha detto che ha dovuto migrare per andare a giocare. Questo diciamo, speriamo che a breve non debba più succedere, perché le ragazze, secondo noi, secondo la FIR, devono comunque poter avere un percorso in ogni club italiano che poi passi dal mini rugby, come hai ricordato tu, fino ad arrivare almeno alle squadre juniores. Certamente, su questo siamo perfettamente d'accordo. Ultima domanda, siamo quasi in chiusura. Francesca, eravamo riusciti a quasi 20 minuti dalla fine comunque ad andare in vantaggio. Siamo rimasti in 14, insomma, abbiamo avuto un giallo a pochi minuti dalla fine. Pensi che quello anche possa aver un po', ci possa un po' aver turbato, va, mettiamola così, nel continuo della partita? Loro ci hanno attaccato tremendamente, forse hanno placcato ancora di più di quello che avevano fatto nei primi 50 minuti. E sicuramente avere una persona in meno in campo si sente sempre. E in più questa persona era Beatrice Rigoni, che per noi è una ragazza fondamentale all'interno della nostra squadra. Quindi l'abbiamo sentito, ma non è stato solo per questo, abbiamo avuto tante occasioni che probabilmente abbiamo fatto un po' e quindi è stato un insieme di cose. Ok, perfetto. Rimane la partita del 25, l'ultimo match per qualificarci con la Spagna. Ovviamente una sola parola a tutte e due, con la Spagna sì. Vince. Cristina, io ti ringrazio sempre. Ci siamo sentiti esattamente 10 minuti fa per telefono e abbiamo organizzato questa puntata. Come sempre, ti ringrazio sempre, auguri Francesca, gran bella partita ieri, ti ho visto placcare, insomma, placchi molto bene, vai alle gambe,
come bisogna fare, complimenti veramente per la tua partita di ieri e ovviamente a tutte le tue compagne. Due notizie, altre due notizie, abbiamo il numero 9, il mediano di Mischia, che ha festeggiato, non dimentichiamolo, i 100 caps, e la prima italiana a raggiungere questo risultato in nazionale, addirittura l'ottava nel mondo. Maria Righetti che ha 50 caps. Auguri, auguri, in bocca al lupo per la Spagna, il risultato sarà uno solo. Grazie Cristina, grazie Francesca. Grazie a voi. Vi ricordo, siamo sui canali social di Per Sempre News. Seguiteci, seguiteci, seguiteci. Saluti ovali a tutti. Questo programma è stato offerto da...